Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video sulla Sibilla Gitana. Andiamo avanti con i significati, in particolare questa volta vediamo l'amore, la casa, la vergine e la lettera. Questa è la carta dell'amore. Vediamo due persone innamorate che sono sedute vicino a due tronchi d'albero che si baciano. Questa carta significa amore, scelta importante in campo affettivo, professionale oppure anche di altro tipo. Però può esserci anche un significato negativo che va visto ovviamente sempre in base al contesto e alle altre carte intorno. Questo significato negativo potrebbe essere un amore non corrisposto, un litigio oppure un insuccesso nel lavoro oppure a scuola. La carta numero 26 è la casa. Qui vediamo una casa antica, di quelle un po' particolari. Sembra quasi una chiesa perché c'è una specie di campanile a fianco, però comunque è una casa. Questa carta significa benessere, benessere in senso generale, un successo nella vita, un successo professionale, un successo sociale. Oppure potrebbe anche significare che in una situazione di successo, in una situazione positiva, qualcuno abbandona, quindi qualcuno si tira fuori da questa situazione. Potrebbe addirittura esserci un castigo, una fuga. Insomma, i significati possono essere anche negativi a seconda sempre del contesto. La carta 27 rappresenta la Vergine. Qui vediamo una donna con un vestito lungo, una specie di mantello, che è ferma per la strada oppure sta camminando lentamente. Significa amore giovanile, esaltazione, impazienza, una passione segreta, una relazione che può essere spirituale, quindi una relazione che non si traduce poi in un rapporto fisico, quindi un amore platonico, oppure una relazione spirituale potrebbe essere che qualcuno ha vicino un sacerdote, un confidente, qualcuno con cui comunque si confida senza avere nessun tipo di relazione fisica. Ci può essere anche un'insoddisfazione oppure una timidezza eccessiva, religiosità. La carta numero 28 è la lettera. Qui vediamo una donna vestita di giallo in piedi in una casa e ai suoi piedi in terra c'è un foglio bianco, una busta, quindi una lettera. Il significato è che ci sono buone notizie da amici lontani, delle informazioni che sono state ottenute però da fonti diverse, quindi non dalla stessa persona. Ma attenzione perché potrebbero anche esserci dei pettegolezzi, delle maldicenze, delle notizie inaspettate che possono essere positive oppure possono essere appunto maldicenze che noi non ci aspettavamo assolutamente di ricevere. Queste sono le quattro carte. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.